Erano venuti in 5.000 da Perugia, fiduciosi di poter celebrare una salvezza annunciata. A festeggiare alla fine sono stati invece i sostenitori del Piacenza, mentre la tifoseria umbra precipitava in pieno dramma con i grifoni direttamente condannati alla retrocessione per la vittoria a San Siro del Cagliari, che contenderà nello spareggio la Serie A alla squadra di Mutti. Esito sorprendente ma giusto di una partita interpretata indubbiamente meglio dal Piacenza, che pure alla vigilia aveva a disposizione un solo risultato, la vittoria. Il freddo quasi invernale, la pioggia battente caduta sul Garilli per tutta la gara non frenavano però nei padroni di casa l'ardore agonistico, che accoppiato ad un'intelligente disposizione tattica dava subito al Piacenza il controllo del gioco. Mutti, che affiancava alle due punte Luiso e Tentoni il prezioso Valtolina, autentica spina nel fianco sinistro della difesa umbra, coglieva alla mezz'ora i frutti di tanta superiorità. Sul corner del tornante lo stacco vincente era, manco a dirlo, di Pasquale Luiso, eroe eponimo nell'annata del Piacenza al 14° centro di questo campionato. Per Luiso, che ha segnato quasi la metà di tutti i gol del Piacenza, quello di oggi è sicuramente però il più importante dell'anno. Eh sì, forse è più importante quello di Lucci, che ha chiuso il risultato. È stata veramente una grandissima prestazione da stamattina, che eravamo concentrati, volevamo tutti così questa vittoria, si è vista una squadra cattiva. La reazione perugina era immediata, ma l'incornata di Dicara trovava pronto Taibi al colpo di reni e la punizione di Giunti sfiorava soltanto il bersaglio. A rendersi più pericoloso era anzi ancora il Piacenza, con il calcio piazzato di Scienza, su cui Spagnulo, al debutto in campionato con la maglia del Perugia, doveva superarsi per evitare il raddoppio. Evento rinviato però solo di pochi minuti. In apertura di ripresa infatti lo scatenato Valtolina crossava da destra per Luiso, nettamente affondato in aria da Dicara. Inevitabile il rigore fischiato da Trentalange ed impeccabilmente trasformato dal freddissimo capitano Lucci. A questo punto il Perugia, sfiorato il definitivo KO ad opera del neonazionale di Francesco, trovava finalmente un guizzo d'orgoglio che riscattava almeno in parte una prestazione fino ad allora grigia come le maglie indossate dagli uomini di Nevio Scala. Il finale, nell'inutile attesa che da San Siro arrivassero notizie positive, era tutto dei grifoni, che sfioravano il gol con Pizzi, se ne vedevano annullare uno per fuorigioco di Negri ed andavano a segno con Dicara, pronto a raccogliere la respinta di Daivi proprio allo scoccare del 90°. Era però ormai troppo tardi per evitare un verdetto amaro, accolto in maniera indegna dai tifosi perugini, che incendiavano e sfasciavano tutto quanto arrivava loro a tiro. Tale indecoroso comportamento faceva da contrappunto alla giustificata esultanza in casa piacentina e ad un ammirevole fair play mostrato dai due allenatori negli spogliatoi. Piacenza merita la salvezza e dall'inizio del campionato veramente stiamo sempre facendo risultati importanti, mantenendo sempre una posizione fuori dalla mischia. Sarebbe un peccato, è chiaro, Cagliari anche loro stanno facendo un grande campionato, una grande rimonta. Non abbiamo persa oggi la Serie A, l'abbiamo persa via via e quindi è inutile accusare qualcuno o andare in cerca di giustificazioni. Futuro di Scala, che è arrivato anche sul punto di dimettersi dalla guida di questo Perugia, sarà ancora nella società umbra? Ma questo lo deciderà la società, in settimana parleremo, perché io ho un contratto che mi lega loro per 3 anni fino al 2000, ma questo può anche non significare niente. Io ho l'entusiasmo di poter riprendere con loro, però è chiaro che ci sono anche altri problemi. Ed a proposito di futuro, se lo spareggio col Cagliari si giocherà, come sembra probabile, il 15 giugno, Eusebio Di Francesco potrebbe anche coronare il suo sogno di vestire la maglia azzurra. Adesso non si sa ancora se si giocherà tra una settimana o tra due, perché lo può darsi, c'è ancora la possibilità. Comunque bisogna vedere anche quello che deciderà il CT e la mia società insieme.